Centro parrucchiera il fenomeno, detto anche Luchino il ganzino. Da Luchino si spende, però tu puoi dire me li ha fatti lui. Per fare tre bigodini gli ha dovuto montare l'altalena. Ma poi dopo gli rimanga ritti così, una volta che ha finito. Ah, ma ho capito, lui a posto di fono gli fa asciugare all'aria, all'altalena. Aspetta, ora piglio le tronchesi, le tenaglie e te ne taglio. Questo gli è il taglio di capelli alla sparviera. Per andare sulla spiaggia a fare la ganzina quest'estate. Questo invece sono i capelli felpati. Si piglia una felpa vecchia degli anni 80, ci si mette in capo e ci si avvolge i capelli. 70-80 euro se ti va bene, perché da Luchino il ganzino si spende. Però la sera tu fa un figurone. Sono stata dal parrucchiere. Ma sì, no, però è il lavoro, però gli è bravo, gli ha inventiva. Un ragazzo gli ha inventiva. Ma un asciugamano normale, tu ce l'avevi, L'aveva finito. La felpa gli è quella sua, Tanto stasera l'ho da lavare. Comunque gli è forte. Ora c'è da dire, i capelli che c'ha lui in capo, non so se li ha fatti da sé solo o se li ha fatti anche di uno, ma gli hanno un po' antichi. Che gli hanno messo? Il pentolino in testa e poi gli hanno tagliati giro giro, stile Paul McCartney, alla Beatles. Ci metto un po' perché c'ho da fare il casco. Questo non è un casco alieno, dentro c'è la PlayStation. Senti, ma che me gli piastri? No, non te la fo la piastra, ti fo il termosifone. Ma sarebbe sconsigliatissimo asciugarsi i capelli al termosifone. È pericoloso perché ci vuole magari essere un ritorno di corrente. Copiati nudi, scarsi, hai l'acqua, la corrente, il termosifone. Non è proprio indicato, diciamo così. Ma a Luchino il ganzino gli importa una merita. Vabbè, comunque. Allora, aspetta, mi sei incastrato dentro, bisogna che li tagli, via. Poi con l'alluminio e fa da filo conduttore ancora meglio, tu senti, io l'accenderei. Oh, questo qui userebbe d'ogni cosa, più di risparmiare sul materiale gli ha tirato fuori i calzini. Senti, ti ce lo do un po' di gel, te li lascio così, vedi? E ora invece arriva il capello alla scopa per spazzare, per scopare via in terra, lo dico sia in italiano che in toscano, almeno intendete che Dio. Vedi? La scopa, virgola, granata. Conosciuti anche come capelli della scopatura. Ma ecco la mia acconciatura preferita. L'acconciatura con le grucce. Il perché? Perché questa cosa? Non ce l'avevi un pettine come tutti, un bigodino? Te lo porto io se ti mancano, Tu mi devi dire te hai che serve per tirargli il prezzo, per dirgli... Sì, ma questa è una procedura costosa, sciole. E questi che gli è? Il cannello di gas per dare la carta catramata? Oh vai, gli ha acceso anche il bigodino unico. Ma da te, ma che siamo a Natale, Osti? Che c'entra? Per farne di che? Allora con questa corrente si fa e si continua a scherzare coi fuochi, Corrente, capelli bagnati, tutto a norma. E che questi che gli aspetta, Che gli hanno frasche, fresche frasche. Ho un taglio quasi normale. Comunque è bravo, Quello complimenti, ma non si scherza. Buona, uai, buhaioli!